è arrivato. Ci ha messo un bel po' di tempo questo ad arrivare fino a casa mia, perché l'ho ordinato il 2 di febbraio. Ora siamo il 6 di aprile, quindi è arrivato a piedi praticamente. È un diamond painting personalizzato ordinato da Wakan, 50x70. Quindi scatolato, una scatolina di cartone, è coperto dalla plastichina, è anche integra, molto bene. Andiamo ad aprirlo. Diamantini. Kit per posizionare i diamanti. Anche questa volta mi hanno mandato il vassoietto medio, che però non presenta il peccuccio, per cui non lo trovo particolarmente pratico. Due pezzettini di colla da mettere nel forellino sulla penna, che presenta anche il beccuccio da 3 e quello da 10 diamanti quadrati. Solita pinzetta, di quella bella rigida che non si deforma. Questo è, ecco, Wakan ha un vantaggio, un pregio, ecco. Ha un buonissimo kit per posizionare i diamanti, quindi la penna ha l'impugnatura morbida, la pinzetta è quella del tipo rigido, per cui rispetto ad altri venditori che invece inviano la pinzetta che si deforma e il vassoietto piccolo e la penna senza impugnatura, diciamo, questo qua è un vantaggio di questo venditore. Andiamo a vedere il diamond painting. Quindi è ricoperto anche questo da della plastica. Poi andrò anche a mostrarvi l'immagine, dovreste già riuscire a vederla, personalizzata con tema sempre orchidee. Voglio fare una composizione, per questo ho preso più di un diamond painting con delle orchidee. Vado a togliere la plastica. Andiamo anche a controllare i diamantini. I diamantini sono sempre all'interno delle bustine apri chiudi quando si acquista da Wakan o da uno dei suoi rivenditori, perché in realtà ha più di un negozio. Ecco qui. Ora vi avvicino un po' l'immagine così la vedete meglio adesso. Un ramo di orchidee con uno sfondo con delle bolle, anche dell'acqua dove si riflette l'immagine. Andiamo a controllare com'è la tela. Noto qualcosa di diverso rispetto agli ultimi diamond painting che ho ricevuto. Mi sembra più nitida del solito questa tela. Vado a scoprire anche un altro pezzo. Ops. Ecco, altro vantaggio di Wakan è che la carta protettiva la invia già pretagliata, e quindi facilmente si riesce a scoprire solo una piccola zona, una piccola area per poter realizzare il lavoro. Non c'è bisogno di tagliarla noi stessi. Quindi qui si distinguono già i fiori. Ecco qui. E si vedono bene le orchidee. Mi sembra leggermente scura un po' l'immagine, vado a controllare, quindi di bianco ce n'è gran poco, non ce n'è tantissimo, ora ovviamente video non riuscite a vederlo, però il simbolino dell'asterisco, i fiori dovrebbero essere bianchi e non ci sono grandi aree bianche, sono colori simili ovviamente, però vabbè, non sembra male comunque nel complesso.
vediamo se appiccica bene. Ecco, temevo un po' questo. Ultimamente questo venditore ha sì la stampa molto nitida, ma appena si tocca la parte adesiva si sfoca leggermente il disegno, per cui se si tocca oppure si mette un diamantino in modo sbagliato, errato, poi lo si sposta, poi si vede il disegno un po' sfocato, quindi spero che non sia un grande problema, perché ho fatto dei diamond painting che presentavano proprio questa caratteristica ed è abbastanza fastidioso, perché insomma capita di sbagliare, di metterne uno in maniera errata, e appena lo si va a spostare poi non si legge più il simbolo sotto. Come sempre poi vi aggiornerò sul nostro gruppo Facebook, quindi Diamond Painting Italia, e vi farò vedere com'è il risultato. Ora ne ho moltissimi da fare, quindi non so per quanto tempo realizzerò questo. Però comunque voi seguiteci sul gruppo Facebook, su Instagram, e vedrete come viene il risultato. Diamantini. Quindi sono dentro i sacchettini apri e chiudi, di diverse dimensioni anche. Come sempre presentano sulla bustina il numero sequenziale del colore nella leggenda, numero di MC e numero di diamantini presenti nella bustina. Quindi quando andrò a fare il controllo, Wakan non invia mai la leggenda stampata a parte, quindi bisogna utilizzare la leggenda stampata sul DT. E bisogna controllare che il numero presente sulla leggenda sia inferiore rispetto a quello stampato sulla bustina. Quindi effettivamente nel DP saranno da utilizzare, ad esempio per il 3865, 9836 diamanti. Quindi bisogna controllare, oltre che sia presente il colore, anche che il numero stampato sulla bustina sia superiore. Infatti qui ho un 11606. E dovete anche guardare un po' a occhio se più o meno corrisponde il numero dei diamanti, cioè se c'è scritto 1000 e sono pochissimi, ad esempio questi, evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Non c'è un altro metodo di controllo, avendo le bustine apri e chiudi, bisogna fare un pochino occhio. Vado a controllare i diamanti. I diamanti ci sono tutti, presenti in quantità quindi superiore rispetto al diamond painting. Controllo visivo, sempre fatica a dare un giudizio soltanto guardando dei diamanti, perché oltre alla dimensione e al fatto che non ci debbano essere ovviamente delle sporgenze su uno o più lati, bisogna anche vedere se la colla sulla tela li mantiene fermi, perché il problema poi è sempre quello, per cui visivamente non sembrano male, sembrano tutti della stessa dimensione e non hanno sporgenze. Bisogna poi vedere effettivamente se è di buona qualità.